Che piacere avere qui a Radio Bruno Zucchero, benvenuto, ben ritrovato. Grazie. Partiamo proprio da questa canzone, Freedom, questo cavallo bellissimo nel video nero che cercano di domare, però lui insegue la sua libertà. Nella tua vita tu hai inseguito non soltanto la libertà, ma la libertà proprio creativa, musicale, non ti ha frenato nessuno. Ci hanno provato all'inizio. Ma mi sembrava... questo cavallo, l'immagine di questo bellissimo stallone che vogliono a tutti i costi domare, e mi sembrava, insieme con questa ragazzina che è così insomma sensibile, che soltanto a sguardi, no? Si capiscono al volo, lei è il cavallo, poi lo libera. Questo mi sembrava così di spiegare meglio il significato di libertà. Che poi è una parola insomma che tutti dicono, ma poi in realtà non seguono spesso, anzi siamo un po' tutti imbrigliati. Quindi grazie anche alla tua musica ci sentiamo un po'. Sì, è una libertà apparente. Sì. È uscito Doc, il tuo ultimo album, 11 tracce, 3 bonus track. E 11 tracce meravigliose, ma il titolo dell'album è arrivato proprio non all'ultimo, all'ultimissimo. Sì, ormai non ne potevano più, dovevano andare in stampa. Mi ha fatto un po' tribolare, perché non, è un album complesso nella sua semplicità o semplice nella sua complessità. Insomma, ci sono molti generi che si uniscono. C'è il soul, il rhythm and blues, il blues, il pop, c'è anche un po' di progressive. E trovare un titolo che avesse la forza e la fotografia dell'album, insomma, non mi veniva. A me piaceva anche Suspicious Times, che sono i tempi sospettosi, quelli sospesi, che tra l'altro dico anche nell'ultima canzone, ma era un po' troppo inglese. Allora... all'ultimo momento, ma così, perché ero lì con i contadini nella fattoria, mi dicevano, guarda, bisognerebbe fare meno quantità, andare più sul biologico, fare una cosa ancora più possibile, genuina, eccetera. E parlavano di questa d'origine controllata. E alla fine dovevo chiudere, però mi è sembrato giusto per questo, era preciso, per quello che volevo dire, insomma. Come parole chiave, appunto, prima abbiamo parlato di libertà, ma c'è anche genuinità, poi è sempre citata molto la luce, insomma la luce oltre il buio, il tunnel, quindi sì, davvero ci sono queste parole importantissime. Mentre scrivevo i testi non... ero molto concentrato lì, quindi non ho proprio presa questa cosa. Peculiarità che poi ho scoperto quando ho letto i testi tutti in fila, in bella copia, e in ogni testo c'è un riferimento, no? Tipo una luce, una spia, una scia da seguire, uno spirito nel buio, c'è anche un po' di leggera inizio di redenzione quando parlo, insomma, che se ci sei ti sto cercando tempo al tempo, e questo mi ha fatto un po' riflettere, come dire, beh, insomma, cioè, è vero, i tempi sono tempi sospettosi, sospesi, però c'è sempre un po' di luce in fondo, c'è una speranza. Che diciamo, questa è una grande novità, perché tu, grande ateo da sempre nelle tue canzoni, un po' tra il sacro e il profano, insomma, dai uno spiraglio di luce, appunto, in fondo, di speranza. Ma in effetti, però, pensandoci bene, ho sempre avuto fin dall'inizio, ma questo è proprio parte del mio carattere. Io, come sai, sono cresciuto in un paese, la periferia di Reggio Emilia, di 700 abitanti, c'era praticamente una chiesa e la cooperativa del Partito Comunista.
Quindi sono sempre, sono cresciuto con queste due campane. E c'è sempre stata una parte, oltre che goliardica, dissacrante, atea, ma di spiritualità, una parte spirituale l'ho sempre avuta. Infatti c'è una canzone che parla di diavolo in me, ma c'è anche Come il sole all'improvviso, c'è anche Il volo, c'è Diamante, insomma, voglio dire. Però questo album si è manifestata di più, questa parte un po' spirituale. Sì. A proposito di parte spirituale, l'hai citata, adesso ascoltiamo un altro pezzo del nuovo album che si intitola Spirito nel buio. A tra poco. Spirito nel buio, Zucchero, nostro ospite. Oggi siamo felicissimi di averti qui a Radio Bruno, una canzone meravigliosa. Grazie. Hai collaborato con i più grandi, però quando si raggiungono degli obiettivi così importanti, poi è difficile sempre sognare più in alto nelle collaborazioni. Sì, Pavarotti mi diceva, guarda, questo mi ha fatto pensare, mi ha detto, lo sai che è difficile arrivare, ma è più difficile, e io pensavo mantenere, no? È logico. Invece no, mi diceva giustificare. Giustificare vuol dire che ogni volta che fai un qualcosa, un disco, una tournée, devi giustificare al tuo pubblico perché sei ancora lì. E vuol dire, insomma, devi fare le cose fatte bene. Insomma. E a proposito di cose fatte bene, di giustificare, da aprile del 2020 si parte con un tour mondiale, poi 12 date, le uniche in Italia, all'Arena di Verona, 6 date consecutive, un giorno di stop e poi le altre 6. Ma come ci si prepara? Ma quando sei abituato a girare il mondo, l'altra volta abbiamo fatto 166 concerti in giro, insomma, nei continenti che sono rimasti, quelli che conosciamo. E quindi arrivare a Verona, essere stanziale, è un lusso, perché non devi viaggiare. Puoi andare a letto più tardi, puoi bere un bicchiere di più con i tuoi amici, Lì si mangia bene, e ti puoi alzare 2 ore prima del concerto, quindi è un modo anche per riprendersi. Però io so, secondo indiscrezioni, che il 25 settembre 2021 si celebrerà il tuo compleanno in una maniera molto particolare. Sì, mi avevano chiesto quando... Anche l'anno scorso l'amministrazione del comune di Reggio, cioè che, di aprire e di inaugurare l'arena, quella lì al Campovolo. Sì. Poi non so, per motivi loro si erano bloccati i lavori, quindi nel frattempo io dovevo andare avanti a mettere insieme un tour mondiale che insomma, richiede un anno di preparazione, eccetera. E quindi... Adesso non sono, poi sono ripartiti, ma le date non coincidono. Però ho promesso che nel 2021 farò un concerto, evento lì proprio all'arena nuova per il giorno del mio compleanno. Molto bene, bello, bellissima notizia. Abbiamo tempo davanti per lavorarci. Sentiamo anche Sarebbe questo il mondo, proprio dall'ultimo album di Zucchero, Doc. E siamo tornati un po' indietro nel tempo con Baila. Eccoci qui di nuovo con Zucchero per questo speciale dedicato al suo nuovo album Doc. Un album che è nato, diciamo, come base in quel del tuo buon ritiro a Pontremoli. Però poi dopo hai girato praticamente il mondo, dall'Islanda. Sì, beh, ma come faccio sempre, sì. Di solito lavoro, scrivo, come dire, faccio ricerca lì a Pontremoli, nel mio studio artigianale, nella bottega, io la chiamo la bottega, e poi una volta fatta la preproduzione, insomma, quando ho materiale, questa volta ho scritto tanto, più di 40 brani per sceglierne 11, allora dopo ci si incontra col produttore che è di Los Angeles, però questa volta ci siamo incontrati in Islanda, a Reykjavik, perché era a metà strada tra l'Italia e Los Angeles.
siamo stati un paio di settimane lì, poi in Los Angeles, San Francisco per fare alcuni interventi vocali, eccetera, e poi siamo tornati a Los Angeles per missare, il tutto nell'arco di 2 mesi. Faccio di solito così, oppure nel precedente album c'era Los Angeles, ma c'era anche Nashville, perché certi musicisti erano di Nashville. New Orleans è una città che mi ispira molto. Sì, insomma, unisco anche l'utile al dilettevole, perché ovviamente quando sei in studio tutto il giorno e poi magari hai un paio di giorni liberi, è anche l'occasione per girare e vedere posti nuovi. Ecco, quando hai dei giorni liberi, che tra tour e album nuovo, insomma, non capitano spesso, ti piace molto viaggiare, sappiamo, collezioni cappelli meravigliosi. Sì, mi piace tutta la fascia che va dalla Georgia in giù, insomma, Georgia. Non a caso, grazie! Georgia of my mind. Sì, tutta quella zona lì io l'ho visitata parecchie volte e si fanno degli incontri straordinari musicalmente, no? Perché è un insieme di generi che si mescolano dal caraibico al Tex-Mex, al blues, alla musica francese dell'Arcadia, parlo del Canada, col Cajun, con questa musica Zydeco, e poi è bello, dai, cioè c'è questa atmosfera. Sarà che io sono nato in Emilia, vicino al Po, mi ritrovo a casa, c'è questo grande fiume che attraversa il Mississippi, c'è il piatto principale, il pesce gatto fritto, come abbiamo da noi, no? I gamberi di fiume, ci sono tante cose che mi fanno sentire a casa. Invece attraverso un tuo viaggio è arrivata questa foto meravigliosa che c'è nella copertina, la descriviamo per chi magari ci sta soltanto sentendo e non vedendo, c'è un po' il sacro profano in questa copertina, c'è quindi le ali, le corna del diavolo e il cappello naturalmente, sì, non poteva mancare, e in mezzo invece c'è un'immagine che è il sorgo. Sì, il sorgo. Che è fotografato proprio negli Stati Uniti. Sì. Ero andato, mentre ero lì, ho chiesto di andare a Crossroads. Crossroads è un crocicchio dove Robert Johnson, nel 38, uno dei padri del blues, anzi il padre per eccellenza, era un ragazzo giovane, un po' vagabondo a quel tempo, e voleva suonare la chitarra ma non era un granché, quindi lo sfottevano un po' gli altri musicisti. E lui allora se ne andò via per un mese, nessuno l'ha più visto, andò a questo incrocio di strade e chiese aiuto lui lo chiama My Lord, ma era il diavolo, no? Il diavolo si è manifestato vestito di nero alto, gli ha preso la chitarra, gliel'ha accordata, gliel'ha ridata e ha chiesto in cambio che gli vendesse l'anima. Però lui gliel'ha data ed è tornato in questi posti dove suonavano e improvvisamente è diventato, tutti sono rimasti scioccati perché era diventato il più grande chitarrista di blues, e attualmente, questo dice la leggenda, anche musicisti come Eric Clapton, Jeff Beck, grandi amanti del blues e grandi chitarristi, non riescono ancora a capacitarsi del fatto di come lui suonasse la melodia, i bassi e gli accordi nello stesso tempo, e loro non ci riescono ancora, quindi è una leggenda. Io sono andato lì per vedere se c'erano le quattro strade. E cosa hai trovato? Invece c'era questo campo di sorgo, che è un mais più, diciamo, grezzo, al tramonto, e il fotografo che era con noi ha immortalato questo momento e io l'ho voluto mettere, proprio per la leggenda in sé. Molto bene, proprio dal nuovo album ascoltiamo Soul Mama. Rieccoci, nostro ospite questa sera Zucchero, ben ritrovato, stiamo presentando Doc, questo nuovissimo album, 11 tracce meravigliose, 3 bonus track.
Allora, io mi sono documentata tantissimo prima di venire qui per intervistarti, ma è vero che una volta sei entrato nel camerino di Eric Clapton e lui ti ha detto wow, hai dei pantaloni di pelle straordinari, e poi che è successo? Scusa, ma no, è vero, è leggenda? Era il Palasport di Firenze e io ero andato a trovarlo, non ci conoscevamo ancora, e grazie al promoter ho chiesto di poter fare una foto con uno dei miei idoli, no? Mi ha portato nel camerino, avevo dei pantaloni di pelle con una striscia dorata qua, insomma. Lui mi salutò e mi disse che bei pantaloni che hai, e io me li sono tolti e glieli ho regalati, ovviamente lui non li ha presi, però insomma ho fatto l'atto, come dire, non avevo niente da dare per contraccambiare, insomma. E da lì lui ha fatto una grande risata e da lì poi, diciamo, è stata la scintilla che ha fatto scattare la simpatia reciproca, ovviamente, e la stima che poi ha sfociato, lui poi si è documentato, ha sentito i miei dischi, eccetera, e mi ha poi invitato ad aprire i suoi concerti alla Royal Albert Hall e al tour in Europa. Infatti la cosa più importante delle tue collaborazioni, che non sono nate per il mercato, per studi magari di etichette, ma proprio perché di base c'era tantissima stima, stima reciproca, amicizia, e poi da lì con il progetto giusto sono arrivate delle canzoni meravigliose. Sì, ma anche molto spesso per combinazioni fortuite, no? Nel senso, non sono artisti, sono talmente grandi comunque, ed è tanto tempo che sono sulla scena, che non hanno certamente bisogno di fare operazioni di marketing, di mercato, con manager coinvolti o case discografiche. Per cui se c'è la possibilità o la combinazione, a volte anche casuale, di avere un dialogo, una conoscenza, poi anche, cioè voglio dire, nasce qualcosa, nasce una simpatia, poi all'occasione giusta magari ci si trova anche durante i tour, no? Magari io suono qui la sera prima, poi c'ho il giorno dopo libero, lui suona la sera dopo, ci si sente, dai vieni, fai un salto sul palco e viceversa. E così si instaura un rapporto diretto, ed è più facile se viene fuori un progetto, una canzone, non so, un'idea, un evento, essere coinvolto. Ecco. A proposito di collaborazioni, è la quarta ormai in questo album con Francesco De Gregori. Sì, la quarta, è sempre un grande piacere perché so che lui mi stima moltissimo, io l'ho sempre stimato e ormai mi conosce bene, sa, conosce il mio mondo, infatti mi chiama Delmo, quindi già questa è una cosa che detta da lui, dalla persona sensibile e intelligente che è, denota una vicinanza a me come essere umano, non solo come artista. Okay. E quindi niente, ci siamo visti a Roma perché mi aveva invitato a cantare Diamante su uno dei suoi concerti e mi ha detto noi dovremmo fare ancora qualcosa insieme perché mi sono divertito molto, sono venute fuori delle belle cose, e quello che abbiamo fatto mentre stavo scrivendo i testi, mi ha raggiunto a casa in un giorno, praticamente abbiamo lavorato su questa canzone. Che all'inizio i testi sono un po' in un inglese maccheronico, addirittura in dialetto, e poi si evolvono. Qualche volta in dialetto. Poi si evolvono, sì. Appunto. Il dialetto è come una lingua, quindi con parole, con poche frasi o poche parole puoi descrivere un mondo, un po' come l'inglese anche, no? L'italiano invece proprio ha bisogno di più parole per esprimere lo stesso, per fare la stessa fotografia. E quindi il dialetto a volte lo prendo proprio per swingare o far rispettare la metrica. Comunque sono tutte parole che si capiscono, ecco. Sono cucite proprio addosso. Ormai chi ti conosce, chi collabora, sì, con te da tanto tempo, sa che cosa può scrivere e deve, sì, scrivere. Sì. Va bene, allora l'abbiamo citato. Abbiamo messo ovviamente in questa serata per celebrare, insomma, l'uscita di Doc, un grandissimo successo senza tempo, senza spazio ormai, che è proprio Diamante.
Io lo dico sempre che quando si passa il tempo con persone meravigliose quali Zucchero vola, proprio siamo ai saluti finali. Sei molto gentile, grazie. Ma grazie a te. Naturalmente vi ricordiamo Doc, il nuovo album di Zucchero e assolutamente da non perdere, non solo nel mondo, da aprile, ma ovviamente in Italia, e le 12 date in quel dell'Arena di Verona. Ma un qualche cosa, un'anticipazione, quello che ci sarà, ce lo puoi dire? Ma guarda... Partiamo dalla Nuova Zelanda, poi facciamo questo Blues Festival per 3 sere. Il Blues Festival dura una settimana, che è nel nord-est, in un posto bellissimo tra l'altro, Byron Bay, e da lì poi non ci fermiamo più. Arriviamo in Europa il 10 e l'11 di giugno alla Royal Albert Hall, continuiamo con i festival, arriviamo come hai detto il 22 all'Arena di Verona, riprendiamo le arene in Europa, finisco sotto Natale. La band, ci sto lavorando, comunque più o meno sarà quella dell'ultimo tour, dove eravamo in 13, e adesso sto vedendo, io vorrei mantenerli tutti, speriamo che siano tutti disponibili per stare così lungo tempo in giro. E poi niente, io spero e mi auguro di venire al più presto in Emilia, perché mi manca. E ormai non vado neanche più tanto a Roncocesi perché sono sempre in giro da mio fratello, ma spero di venire al più presto. E allora ti aspettiamo, ovviamente questa volta siamo venuti noi da te, ti aspettiamo ovviamente nella nostra sede ufficiale Radio Bruno, una promessa. Va bene, voilà. Grazie mille a Zucchero di essere stato con noi e grazie ancora per la tua straordinaria musica. Grazie a voi, a presto.